Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Alfred73 e oggi voglio condividere con voi la realizzazione di un recinto elettrico per animali fai da te. Un recinto elettrico è sostanzialmente un generatore di alto voltaggio che crea una scossa elettrica per l'animale quando questo viene a contatto con il filo attraverso cui scorre questa corrente elettrica ad elevato voltaggio, non mortale per l'animale, contribuisce a tenerlo all'interno del recinto. Può essere anche adoperato per evitare che animali esterni, quali cinghiali e istrici, possano entrare all'interno e fare danni. Il generatore di alta tensione normalmente è alimentato da una batteria a 12 volt. Dal generatore partono due fili, un filo che va verso terra, piantato nel terreno quindi, ed un filo che corre lungo tutta la staccionata del recinto, isolato dalla stessa attraverso degli isolatori. L'animale, quando toccherà il recinto, farà cortocircuitare l'alta tensione del generatore verso terra e prenderà la scossa. Il generatore di alta tensione quindi è la componente principale del recinto elettrico e contiene un trasformatore di alta tensione che prende una tensione bassa di 3-5 volt e la trasforma in una tensione di migliaia di volt. Questo trasformatore in commercio da me prescelto contiene già un oscillatore per generare la scossa elettrica. Attenzione, le operazioni che seguono sono a rischio di folgorazione. Non fatelo se non siete più che esperti. Con un alimentatore variabile settato sui 3,6 volte tensione minima, vado ad alimentare questo trasformatore di alta tensione. Il risultato è una scossa elettrica di migliaia di volte tra i due poli. In un recinto elettrico la scossa avviene ad una frequenza di un impulso breve al secondo e quindi noi dobbiamo andare a modulare questo trasformatore con un generatore da 1 Hz per ridurre anche il consumo di corrente che, come vedete, è abbastanza notevole, all'incirca di 1,5 A. Questi recinti elettrici si trovano in commercio funzionanti con batterie da 12 volt e hanno dei prezzi che si aggirano intorno ai 100 euro. Per modulare questa scossa elettrica dalla frequenza di 1 Hz posso utilizzare un circuito generatore di frequenza con un integrato NE555. Un circuito già bello e pronto. Questo modulo può essere tarato attraverso questo trimmer multigiri per generare le frequenze che vogliamo. Frequenza che in base allo schema elettrico è data dalla resistenza R1, R2 e dal condensatore C1 collegato tra la massa e i piedini 6 e 2. Modificando i valori di questi tre componenti è possibile modificare la frequenza di uscita a nostro piacimento. Inserendo un diodo di bypass come nello schema è possibile creare un impulso positivo ancora più stretto nel nostro duty cycle. Questi moduli sono abbastanza economici e versatili per realizzare qualsiasi tipo di oscillatore a bassa frequenza. Ma vediamo lo schema elettrico del mio generatore ad alta tensione. Abbiamo il nostro NE555 con una resistenza da 22 kΩ seguita da una resistenza da 1 MΩ che ci permette di avere un impulso con un duty cycle, cioè un'ampiezza di picco positivo brevissima, grazie anche al diodo 1N4148 posto in parallelo, un condensatore da 10 microfarad. E con questi valori di componenti otterremo un impulso strettissimo in uscita sul piedino 3 che andrà a pilotare il MOSFET di potenza, un N-channel MOSFET, che fornirà la tensione al mio trasformatore alta tensione per generare questo impulso da 40 kV in una frazione di secondo alla frequenza di 1 Hz. In alto a sinistra possiamo notare ho inserito un voltometro in parallelo all'alimentazione alla batteria dell'auto che ci consente di misurare la tensione della batteria per vedere se si sta scaricando e quanto è carica. Una funzione fondamentale per questo tipo di dispositivi. Una volta compreso tutto il circuito, possiamo passare alla realizzazione pratica andando a modificare questi componenti collegati ai piedini del mio integrato 555 per ottenere questa frequenza di 1 Hz
Innanzitutto vado a rimuovere dal mio circuito il trimmer di regolazione della frequenza e utilizzando la tecnica dello stagno aggiunto vado a dissaldare agevolmente questo trimmer. Una volta rimosso questo trimmer multigiri è la volta del condensatore al poliestere che andrà anche questo sostituito con un condensatore avente una maggiore capacità. Condensatore SMT da 10 microfarad che vado immediatamente a saldare al posto di quello vecchio. Quindi è la volta di inserire la resistenza da 1 mega ohm a posto del trimmer multigiri per definire la frequenza di 1 Hz. Se vi piacciono i miei video, questo è il momento opportuno per mettere like e iscriversi al mio canale. Grazie per il supporto. A questo punto sostituisco la resistenza originaria R1 con una resistenza da 22 kΩ, così come previsto dal mio schema elettrico. Saldata anche quest'ultima resistenza, è il momento di collegare i cavi di alimentazione ground e VCC di questo circuito e il cavo di uscita out che vado momentaneamente a collegare ad un diodo LED per verificare la frequenza di uscita di lampeggio di questo oscillatore a bassa frequenza. Una volta inseriti tutti i cavi di alimentazione e saldati anche le uscite, è la volta della saldatura dell'ultimo componente, il diodo 1N4148, in parallelo alla resistenza da 1 mega ohm che serve per dare degli impulsi molto stretti nel mio duty cycle. Fatta quest'ultima saldatura, il mio circuito è pronto per un primo collaudo. Collego un alimentatore variabile da 12 volt al positivo e al negativo e osservo la frequenza di lampeggio del mio circuito oscillatore attraverso il LED blu. Come possiamo vedere, l'impulso positivo è molto stretto e è alla frequenza di circa 1 Hz, esattamente quello che mi necessita per pilotare il MOSFET verso il trasformatore elevatore di tensione. Da notare che questo circuito funziona anche con una tensione più bassa di 12 volt e quindi è perfetto per i miei scopi. È il momento di realizzare il circuito di interfaccia tra l'oscillatore e il trasformatore di alta tensione attraverso l'utilizzo di un MOSFET. Per creare questo circuito di interfaccia vado a trattare con del flussante liquido una basetta 1000 fori dove poi vado a saldare i collegamenti all'oscillatore NE555, i collegamenti di alimentazione positiva, massa e il segnale di uscita che pilota il mio MOSFET. Vado ad inserire in parallelo all'alimentazione un condensatore elettrolitico da circa 1000 microfarad per bilanciare e filtrare la tensione di alimentazione. E a questo punto, sempre seguendo il mio schema elettrico, vado ad inserire la resistenza da 22 ohm di pilotaggio del MOSFET. Lo scopo di questa resistenza è quella di pilotare il gate del MOSFET salvaguardando l'integrato NE555 in caso di cortocircuito di quest'ultimo. Vado a saldare il componente sul circuito 1000 fori che andrà a pilotare poi il mio MOSFET. Si tratta di un MOSFET a canale N che ho montato su una aletta di raffreddamento con della pasta conduttiva termica per dissipare meglio il calore e che vado a saldare sul mio circuito 1000 fori. Nel vostro circuito potrete utilizzare qualunque MOSFET purché sia un canale N e abbia le caratteristiche di corrente richieste. Non mi rimane che collegare con dei sottilissimi cavi di rame il gate del MOSFET alla resistenza di pilotaggio e con dei cavi leggermente più grandi vado anche a collegare il drain e il source di questo MOSFET. La sezione dei cavi del drain e del source sarà maggiore perché questi cavi dovranno supportare una corrente maggiore rispetto a quella di pilotaggio del gate.
Una volta effettuate tutte queste connessioni sul circuito di interfaccia, non mi rimane che andare a saldare al mio circuito i fili di alimentazione positiva e negativa di 12 V e il collegamento al trasformatore di alta tensione. Se vi piacciono i miei video, non dimenticate di mettere like e iscrivervi al canale. Grazie. È il momento di inserire un voltometro, un qualunque voltometro anche da auto va bene, e questo voltometro segnalerà la tensione di alimentazione della batteria con un pratico anche indicatore a LED che segnala il livello graficamente. In questo modo si potrà evitare di far scaricare la batteria e quindi perdere la protezione del nostro recinto elettrico. Una volta appurato che tutto funziona, vado a procurarmi questo contenitore IP44 con questo coperchio molto piccolo, in cui andrò ad inserire il tutto, avendo anche l'accortezza di realizzare una finestra nella parte frontale del coperchio per inserire il voltometro, e quindi con l'utilizzo di una smerigliatrice Dremel vado a praticare questa finestra per poter poi inserire il mio strumento di verifica, che successivamente andrò a fissare dalla parte interna con della colla a caldo o, se preferite, anche con del silicone. Vado a praticare un foro per inserire il LED di segnalazione nella parte alta, andando a fissare anche quest'ultimo con della colla a caldo nella parte interna. Faccio i collegamenti a tutti gli altri morsetti esterni. Ai cavi 12 V ho saldato dei morsetti di quelli utilizzati per la batteria dell'auto. Per effettuare un primo collaudo del circuito vado provvisoriamente a collegare al mio alimentatore 12 V per simulare appunto il funzionamento. Come vedete, il voltometro rileva correttamente la tensione della mia batteria virtuale e vediamo una scintilla. Bene amici, ora che il circuito perfezionato funziona, posso andare a inserirlo direttamente sul campo a proteggere il terreno del mio carissimo amico. Da notare che ora tutto il circuito assorbe non più 1 A, ma bensì 100 mA, quindi abbiamo ridotto i consumi e allungato la vita della batteria. In questo modo l'autonomia di questo circuito sarà di circa 20 giorni e la residua capacità della batteria sarà segnalata dal nostro voltometro. Bene, a questo punto andiamo in questo orto di pomodori a proteggere dagli istrici tutta questa coltivazione. Ho steso il filo a 30 cm da terra attraverso i soliti paletti in legno provvisti di isolatori e vado a collegare il mio circuito ad una batteria 12 V da auto che è completamente carica. Ho aggiunto un interruttore on-off che stacca il polo positivo della batteria. L'utilizzo delle pinze per batterie permette agevolmente di togliere e mettere a caricare la nostra batteria all'occorrenza, magari sostituendola con una batteria di scorta per evitare di lasciare scoperta la protezione del nostro terreno. Il collegamento di alta tensione al filo di alta tensione avviene attraverso questa forchetta, attraverso una pinzetta, mentre l'altro capo si trova interrato con una palina direttamente nel terreno. Più umido sarà il terreno, maggiore sarà la scossa che prenderà l'animale. Questo è un particolare degli isolatori utilizzati. Ogni volta che i malcapitati istrici si avvicineranno al filo, prenderanno una sonora scossa elettrica. Per proteggere tutto il circuito dalla pioggia basterà inserire un secchio al suo interno e il gioco è fatto. A questo punto il nostro terreno, il nostro campo di pomodori è protetto. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, bla bla bla. Ci vediamo alla prossima volta.